Abbiamo presentato una manifestazione che si chiama Francia Cortando. È alla sua quarta edizione e in ogni anno si aggiungono nuovi eventi, nuovi risultati, nuovi pensieri per cercare di renderla sempre più interessante. Non vi sarà solo la possibilità di visitare numerosissime cantine che saranno aperte, di assaggiare i nostri splendidi vini, ma anche di provare un'esperienza di accoppiamento tra il cibo cucinato da numerosi cuochi stellati, da numerosi cuochi del territorio, in abbinamento con le migliori tipologie di Franciacorta. Il 14 e il 15 giugno 2014. Il Consorzio Franciacorta rappresenta oltre 100 produttori e oltre 100 viticoltori di una delle zone vitivinicole più belle, più interessanti e, mi permetto di dire, di maggior successo presenti in Italia. La nostra penisola è ricchissima di ingredienti, di materie prime, esattamente come è ricchissima di prodotti meravigliosi e di vini meravigliosi in abbinamento. Quindi quello che mi piace fare, quello che faccio nella mia quotidianità, è proprio il cercare le materie prime migliori con un prodotto territoriale che abbia un nome, che sia coltivato in un determinato posto, così come un vino autoctono di un luogo con una determinata uva che magari abbiamo solamente noi. Io sono davvero molto felice e molto onorata da quest'anno di essere ambasciatrice del Franciacorta, perché per me è un lavoro che sta crescendo, nel senso che ogni giorno io mi trovo a sperimentare, a degustare ovviamente dei nuovi Franciacorta, per cui nelle varie tipologie, il Padoisé, dosaggio zero, il Satin, il Rosé, che è sempre quello, lo dicevamo anche prima, preferito un po' dalle donne, e ad abbinarlo a delle ricette mie, totalmente mie. E questa secondo me è una cosa molto bella, perché mi permette di conoscere appieno ovviamente quello che sto bevendo, ma soprattutto di abbinarlo a dei piatti che non sono di grandi cuochi, ma sono le cose normalmente fatte in casa. Per questo evento importantissimo presentiamo alcuni nostri prodotti, tra cui in anteprima un Palazzolana dedicato alla linea alta della nostra produzione, con un Satin Riserva millesimato 2006. Dico in anteprima perché non è ancora uscito in commercio, sarà disponibile da settembre. Parliamo di uno Chardonnay 100% vinificato nel 2006, è andato in bottiglia all'inizio 2007 e quindi con una lunga permanenza sui lieviti fino ad una prima sboccatura di gennaio 2014.